Alberto, allora mancano 2 ore alla partenza, le solite domande, come ti senti? Parliamo tecnicamente, va, come saranno le prime 48 ore della regata? Beh, le prime 48 ore saranno difficili, nel senso che avremo condizioni di vento leggero, vento che salterà molto, non si sa bene come, in quanto sta arrivando un piccolo fronte da ovest, e sarà importante fare le scelte giuste fin da subito per stare davanti ed arrivare a Gibilterra nella testa della flotta e poi entrare in oceano dove il gioco diventa quello vero, essendo davanti, stando davanti nella flotta e cercando di mantenere la posizione fino a che tempo. Sei mai uscito da Gibilterra in regata? No, abbiamo solamente in allenamento, per me sarà la prima volta che esco dal Mediterraneo in regata, che metto la prua dal Mediterraneo verso l'oceano. Per me questa è la prima edizione della Volvo Ocean Race nella mia vita, sono emozionato, e cominciare questa regata qui ad Alicante con tutta questa gente, tantissima gente venuta dall'Italia a salutarmi, mi ha fatto veramente tanto piacere. Te l'aspettavi? No, oltre le mie aspettative, veramente tanta gente. Senti, avete notizie degli Alisei, ci sono? Ma è ancora presto per fare previsioni così a lungo termine. Sappiamo che per la prima settimana, appena si esce in oceano, avremo del buon vento attorno ai 15 nodi, tra i 10 e i 15 nodi, sempre in lasco o poppa, per cui sarà una settimana buona per la navigazione, poi da lì in poi le previsioni possono cambiare molto. Ci sono tante piccole basse pressioni che si stanno muovendo velocemente, per cui può succedere. Ok, sarai in maglietta fino più o meno ai 20 gradi sud. E poi cosa ti metterai? Spiegai un attimo cosa avete in dotazione per le basse latitudini. Io spero di stare in maglietta tutta la tappa, ma sarà dura. Purtroppo è impossibile. Diciamo abbigliamento leggero, solamente una tuta pesante, veramente pesante in caso in cui faccia freddo, altro no. Ok. Dieci secondi alla partenza della Volvo Ocean Race, Iker Martinez primo alla barca comitato, l'unico senza code zero. Ecco qua, partita la Volvo Ocean Race. Ecco team Alvi Medica. Vai Alberto, vai! Alberto Borza, quarto. Partita la Volvo Ocean Race, ragazzi, team SEA dopo un'ottima partenza sono adesso settime, flotta enorme di barche sta seguendo la flotta.